Hejsan allihopa! Ciao a tutti e benvenuti al corso di svedese. Questa è la lezione numero 8. In questo video vi introduco al fantastico mondo dei verbi svedesi. Spero che sia fantastico anche per voi. Dico fantastico perché sono abbastanza facili, quindi danno fin da subito soddisfazioni, e vi insegno la prima coniugazione. In svedese esistono infatti 4 coniugazioni. La prima coniugazione è quella più facile e copre più o meno 2/3 dei verbi svedesi. Quindi se imparate la prima coniugazione oggi avrete fatto più di metà del cammino. Studiando lo svedese, la cosa più giusta e saggia da fare è quella di memorizzare per ogni verbo 5 forme. La prima forma da imparare è senz'altro quella dell'imperativo. L'imperativo noi lo usiamo per esprimere un ordine. In svedese l'imperativo è fondamentale perché costituisce la radice del verbo, a cui noi possiamo aggiungere desinenze per ottenere le altre forme del verbo, che ne so, l'infinito, il presente, il supino, eccetera, eccetera. Ecco alcuni esempi di verbo all'imperativo. Titta, titta här, köp, köp en häst, klä på dig nu, drick, drick en öl. La seconda forma da imparare è l'infinito. I verbi in svedese all'infinito sono sempre preceduti da att, guardare, att titta, comprare, att köpa, vestirsi, att klä på sig, bere, att dricka. La terza forma da imparare è quella del presente. In svedese il presente si forma aggiungendo alla radice, e cioè all'imperativo, una R o una ER a seconda della coniugazione. Du tittar här, du köper en häst, du klär på dig, du dricker en öl. La quarta forma è quella del preterito, che corrisponde ai nostri imperfetto e passato remoto. Si forma aggiungendo alla radice, e cioè, come vi ho già detto, all'imperativo, die oppure tie oppure di die a seconda della coniugazione. Du tittade här, du köpte en häst, du klädde på dig, du drack en öl. La quinta e ultima forma è il supino, che corrisponde al nostro participio passato. Usiamo il supino insieme all'ausiliare avere, e in svedese l'ausiliare è sempre il verbo avere. Questo rende lo svedese ulteriormente facile dal punto di vista verbale. Il supino lo si fa aggiungendo alla radice una T o una doppia T a seconda della coniugazione. Du har tittat här. Du har köpt en häst. Du har klätt på dig. Du har druckit en öl. In svedese esistono 4 coniugazioni che in realtà avete appena visto, perché negli esempi che ho fatto prima ho preso 4 verbi appartenenti a 4 coniugazioni diverse. Sono un tenerone, vero? In svedese abbiamo una grossa suddivisione fra 2 tipi di verbi. I verbi deboli. Un verbo è definito come debole o come forte a seconda di come si comporta al preterito. Sono deboli i verbi appartenenti alle coniugazioni 1, 2 e 3. In questi verbi il passato si forma aggiungendo una desinenza alla radice. Che ricordo corrisponde all'imperativo? Chiaro? At titta, at köpa, at klä sono verbi deboli. La radice di titta è titta e il passato è tittade. La radice di sköpa è sköp e il preterito è sköpte. La radice di klä è klä e il passato è klädde. Sono forti i verbi in cui al passato cambia la radice del verbo. Sono un pochino più difficili perché vanno in qualche modo memorizzati. Li vedremo in un video a parte. Per esempio nel verbo att dricka, bere, la radice è
drick, ma il passato non è drickt, il passato è drack e il supino è drückit. Vediamo adesso la prima coniugazione! La prima coniugazione copre circa 2/3 dei verbi svedesi. Vediamone le caratteristiche. La radice e quindi l'imperativo termina sempre in a. Mola, dipingi, oppure titta, guarda. L'infinito corrisponde sempre all'imperativo, quindi termina anch'esso in a. At mola, at titta. Il presente si forma aggiungendo alla radice una r. Jag molar, du tittar. Il preterito si forma aggiungendo die alla radice. Du molade, hun tittade. Il supino si forma aggiungendo alla radice una t. Hun har molat, han har tittat. Adesso vi fornisco una lista di verbi della prima coniugazione. At arbeta, lavorare. At beretta, raccontare. At börja, iniziare. At fråga, chiedere. At hälsa, salutare. At kosta, costare. At lämna, lasciare. At mena, voler dire. At prata, parlare. At spela, giocare. At svara, rispondere. At tala, parlare. At visa, mostrare. At öppna, aprire. Ah, una cosa ragazzi, appartengono alla prima coniugazione tutti i verbi nuovi, diciamo così, i neologismi, che derivano in gran parte dall'inglese. Vi faccio alcuni esempi. At deita, avere un appuntamento. At jobba, lavorare. At parchiera, parcheggiare. At surfa, surfare. At googla, cercare su Google. Ragazzi, direi che per oggi è tutto. Come al solito potete accedere al PDF di questa lezione facendone domanda all'indirizzo email imparalosvedese@gmail.com. Allegando una foto che attesti la vostra iscrizione al mio canale di YouTube. Ragazzi, ho bisogno del vostro supporto per ingrandire questo canale e renderlo sempre più pieno di contenuti. Un'altra cosa, ragazzi, vi consiglio questo libro, Common Swedish Verbs, se volete imparare i verbi svedesi. Come vedete ci sono addirittura 2000 verbi. Ora ve lo faccio vedere dentro, Non vi preoccupate, raga, un po' di pazienza. Cerchiamo adesso un verbo carino. Ecco qua. Vedete il primo verbo, abdichera, abdicare, c'è la traduzione e c'è il gruppo, prima coniugazione, l'imperativo, abdichera, cioè la forma base del verbo, il presente, abdichera, il preterito, abdicherade, e il supino, abdicherat. E questo vale per tutti i verbi, ovviamente anche quelli della quarta coniugazione e quelli irregolari. Per esempio, cerchiamo il verbo andare, il verbo goa. Goa, quarta coniugazione, to go, to walk. Goa, goer, gick, gått. È un libro di questa casa editrice, Plughäst, quindi il cavallo dello studio. In sostanza, ragazzi, mi sono dilungato fin troppo. Vi auguro una bellissima giornata o serata o nottata, quello che state facendo, e alla prossima. Hej då!